Siamo allo sport basket. Dopo la pubblicazione dei calendari da parte della Lega e la notizia che ad esordire sarà proprio l'Enel il 27 settembre, abbiamo chiesto una valutazione al vicepresidente della società Nando Marino, che ha anche parlato del nuovo acquisto Scotty Reynolds e ha fatto anche il punto sulla campagna abbonamenti. Sentiamo. Presidente, è stato pubblicato il calendario per la nuova stagione, quali sono le sue valutazioni? Ma non siamo stati fortunatissimi, intanto saluto a tutti, perché sulla base del calendario originale le cose sarebbero andate bene, perché debuttavamo con una grande festa contro Varese, squadra epica, storica, che ricorda negli anni 80-90 il grande basket. E poi saremmo andati a giocare la seconda partita a Siena. Invece per una tournée americana del Siena saremo costretti ad anticipare al 27 e poi, considerando le difficoltà logistiche di Siena, senza un aeroporto, senza nulla, il 30 dovremmo rigiocare la prima partita di campionato. Questo si aggiunge anche alle grossissime difficoltà che abbiamo in quanto prestiamo due giocatori alla nazionale, che sono Claudio Ndoye alla nazionale albanese e Jeff Vigiano a quella italiana. Quindi il processo di assemblamento del roster da parte del tecnico subirà dei ritardi e poi fare due partite nel giro di 3 giorni sicuramente non è un discorso molto semplice. Comunque, sappiamo che è capitato a noi, andiamo avanti, chiederemo con grandissima forza, e lo sta facendo già Santi Puglisi, che se protesterà con metà della voce con cui era adirato con me ieri per il sorteggio poco piacevole, sono sicuro che otterrà quello che vuole. Cercheremo l'anticipo di un giorno della partita con Siena, quindi dal 27 al 26, e magari un favore a Varese per consentirci un recupero normale delle forze dopo la prima partita con Siena. E intanto nelle ultime ore avete formalizzato l'ultimo acquisto? Sì, siamo molto soddisfatti e molto contenti. Abbiamo preso un grande giocatore dal passato importante. Questo è un ragazzo che era inserito nel team All-America, quindi i migliori giocatori che uscivano dall'università di 2 anni fa. Quest'anno è stato il quarto miglior realizzatore globale della Lega 1 turca, che è un grandissimo campionato. Se pensiamo che il miglior giocatore dell'anno scorso del campionato italiano, McCaleb del Siena, ha preferito lasciare Siena per andare a giocare in Turchia. Quindi questo ci fa rendere conto del giocatore e del calibro. Sulla carta è un grande giocatore, noi siamo certi che avendolo scelto Bucchi e avendolo scelto Puglisi con la sua grande esperienza sicuramente risponderà ai canoni tecnici dei quali ci auguriamo che insieme a Gibson possano poi formare una coppiata vincente. Tutti noi stiamo facendo grandi sacrifici, c'è grandissima passione, adesso finalmente da qui al 12 possiamo un attimino staccare un po' tutti la spina e riposarci, perché dal 14 di giugno, dal giorno della promozione, che non abbiamo mollato neanche un attimo. Adesso diciamo la palla, nel vero senso della parola, passa ai giocatori, al tecnico, allo staff, per cercare di creare una grossa amalgama e un grosso spogliatoio come quello che l'anno scorso ci ha consentito di raggiungere, nonostante le tantissime difficoltà, il tanto sperato risultato. Presidente, è ancora in corso la campagna abbonamenti, è terminato da 3 giorni il periodo di prelazione. Come è andata quella campagna abbonamenti e se ci sono nuove richieste in questi primi giorni? Sì, abbiamo terminato il 31 e abbiamo fatto un ulteriore omaggio a coloro i quali magari per motivi, ecco, anche di ferie, di impegni professionali e tutto, non avevano potuto sottoscrivere entro il 31, quindi abbiamo prorogato fino a domenica. La campagna abbonamenti, ecco, devo ringraziare l'eccezionale pubblico brindisino, veramente siamo orgogliosi di far parte, di essere dei dirigenti di un team che ha un pubblico così eccezionale. Hanno risposto quasi nella totalità. Hanno apprezzato l'idea del pagamento anche rateale, e di questo dobbiamo ringraziare la Profemily. Siamo veramente a numeri importantissimi. Ci spiace magari che qualcuno sperava di poter trovare più posti liberi per poter entrare nel palazzetto, però a quelle persone vorrei dire, inutile fare polemiche sterili. In questo momento noi metteremo sicuramente da settembre i posti liberi, rimasti, perché qualcosa probabilmente ci sarà. Però è l'ultimo anno del Palapentasuglia e speriamo di andare nel nuovo Palapentasuglia che l'amministrazione comunale, il sindaco in testa, ci metteranno a disposizione. Quindi è l'ultimo anno di questi piccoli problemi, ad averne comunque, dico, di questi problemi. E
Ringraziamo tutti, siamo certi che il 30 settembre, il giorno del debutto con Varese, ci sarà un entusiasmo incredibile da far accaponare la pelle. È tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.